Ciao amici, bentornati sul mio canale. Un salutone a tutti e prima di cominciare lancio la sigla. Eccoci qua ragazzi, bentornati. Quest'oggi vi voglio mostrare come fare una piccola modifica alla nostra PlayStation 3. Per renderla più carina e accattivante. Mettiamoci subito al lavoro. Come potete vedere da questa ripresa, è già chiara la mia intenzione. Andrò a installare una striscia LED sul dorso esterno della PS3, un po' come ce l'ha la vecchia PS4. Scusate le riprese, devo lavorare nella cucina piccola. Vedete che è una cucina. Perché ho gli operai in casa, infatti è tutto incasinato, tutto spostato. Ho rimosso pure il PC perché stanno facendo i lavori giù, quindi io sto rintanato nella cucina piccola. E quindi abbiamo bisogno della nostra PlayStation 3, di una striscia LED, ah, eccola, di 30 cm. Tanto l'intera bobina da 5 metri costa 7 euro dai nostri cinesi. Nastro isolante, una forbicetta, saldatore, cosa diciamo importante è un vecchio cavo USB e uno spinotto USB da 220 volts a USB. Ok, cominciamo subito ad attaccare il cavo USB alla striscia LED. A dopo. Allora, le strisce LED hanno ogni punto con il taglio indicato, cosicché noi possiamo andarci a saldare in corrispondenza di questi cerchietti color oro la nuova connessione. Io ho tagliato a 30 in corrispondenza del cerchietto color rame. Dovete andare ad asportare un po' di gomma superficiale come ho fatto io qua. Ho dovuto sollevare il lembo di gomma fino a far uscire la striscia sotto con il materiale conduttore. Adesso andrò a inserirmi in queste due linguette. Tanto è già segnata la polarità, faremo molto velocemente. Ecco qua, ho saldato. La migliore saldatura di tutta la mia vita. Ho dovuto usare un alimentatore a 12 perché la USB non era sufficiente. Guardate, adesso accendo. La barra LED è fantastica. Adesso posizioniamola sulla PS, la Play 3 in tutta la sua bellezza. Anche se non è una Play 4, la barra LED la tengo pure io. Figa. Sono spiacente che l'effetto non si rende. Però devo dire che sono molto soddisfatto del lavoro. Ciao amici, anche per questa volta abbiamo finito. Vi ringrazio di aver visto il mio video. Se avete qualche domanda, scrivetemi, fatemi notare. Iscrivetevi al mio canale se vi va, votate e guardate anche gli altri video. Ciao, alla prossima!